centrocampo con Sergio Floccheri, addio al calcio Riccardo Zampagna, attesa di rientrare, com'è questa partita? Ma direi molto molto bella, insomma ci si ritrova con tanti amici, siamo qui per omaggiare Riccardo perché per quello che ha fatto in campo ma anche come uomo, perché è stato un grande personaggio del calcio italiano. Voi siete a Bergamo insieme, che anni sono stati? Vi siete anche divertiti molto, immagino. Sì, io ho avuto modo di conoscerlo, ci siamo chiaramente con lui in campo, diventava tutto un po' più facile e poi ho apprezzato Riccardo anche negli spogliatoi, no? E appunto, come dicevo prima, un personaggio unico nel suo genere, però sempre una persona, un giocatore, un elemento per il gruppo, a favore del gruppo. Ci hanno detto prima di non parlare di mercato con te, però stai facendo delle ottime stagioni, adesso cosa ti aspetta? È ancora tanto da dare, molto da dare per il calcio italiano? Sì, no, adesso tra qualche giorno si riparte in ritiro e quindi c'è la voglia di fare una grande stagione e sempre la voglia è sempre quella di migliorarsi, quindi tra qualche giorno partiremo e speriamo appunto di riuscire a fare una grande stagione. Ultimo flash, noi parliamo di gioco, scommesse, gioco azzardo, senza lasciare da parte la parentesi delle scommesse. Tu giochi, ti piace giocare, poker online, Superenalotto, lotto? No, non ho mai avuto la passione per questo. Quando ero piccolino, invece di giocare a carte con gli amici a bar, preferivo giocare a calcio. Ecco come sono uscito. Grazie, Sergio. Ciao.